Bedham è un asilo. È dall'altra parte della città, è chiuso da anni ormai. Non si trovano fotografie. Aspetta, vieni. Ho disegnato questo dopo il mio sogno. Non lo so, io non l'ho mai visto prima d'ora. Com'è collegato l'uomo nei nostri sogni con la scuola? Lo so. Ma so che mia madre nasconde qualcosa. Qui non c'è niente. Aiutami. Che cos'è? Ci siamo tutti. Chris, Jesse, Dean. Ci sono io, ci sei tu, c'è... State facendo? Che state facendo? Nancy, ma che succede? Dammi quella foto. Io non capisco. Hai detto che noi non ci conoscevamo. E invece siamo tutti in questa foto, siamo andati a scuola insieme. Dammi quella foto. Coraggio. Per quale motivo mi hai mentito? Non ti ho mentito. Così evidente, perché mi hai detto una bugia? Smettila di mentirmi, e lo so invece che sono io tutte non ti ho bugie, mentito! Smettila di Non ti dirmi ho mentito! Bugie! Non ti ho mentito! Non volevo farti vivere con questo ricordo, io volevo che dimenticassi! Questo volevo, il mio unico desiderio era farti dimenticare! Dimenticare cosa? Che cosa è successo in quell'asilo? C'era un uomo nell'asilo. Si chiamava Fred Krueger. Era il giardiniere. Viveva nel seminterrato dell'asilo. E voi bambini eravate la sua vita. All'inizio non volevamo crederci. Chi non ha fatto? Eravate tutti così innocenti. E sta a me! E tu, Nancy? Che cosa stai disegnando? Ma è bellissimo! Eri la sua preferita tra tutti. Sai una cosa? Io ho degli altri disegni. Dei disegni veramente brutti. Magari mi puoi aiutare a sistemarli. E poi cominciamo a notare delle cose. Si comporta in modo strano ultimamente. Si fa andare con lui nella sua caverna segreta. Sta tranquilla, non è niente. E allora avete chiamato la polizia? Lasciò la città prima che potessimo affrontarlo. È scomparso, non può più farvi del male. Questi sogni che fate sono frutto di ricordi repressi. Di un periodo davvero terribile. Spero tu abbia ragione. Dobbiamo trovare gli altri bambini della foto. Ma come c'è... No! Non ha senso, sono convinta che ci sia qualcos'altro dietro, non è Invece possibile... Invece ha senso e come, ok? Hai sentito tua madre, sono solo ricordi repressi di merda. E se si sbaglia... E noi li stiamo vivendo, li stiamo vivendo, ma sono solo ricordi. Come fai a saperlo? I ricordi non uccidono. Sale in macchina. Mio padre deve andare. Quentin, dobbiamo fare Smettila! Qualcosa. Certe volte mi chiedo se ti ascolti quando parli. Mi dispiace.
facciamo il riscaldamento con i 400, poi una serie da 200 minuti, dorso e stile. Quentin, ti devi concentrare, devi svegliarti e spingere più che puoi. Pronti? Volete fare? No, 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 non è questo il modo giusto. Dobbiamo chiamare la polizia. E qual è il modo giusto, secondo te? Che i nostri figli vadano a raccontare in una stanza piena di gente che un maniaco li ha violentati? Ha ragione lui. Dobbiamo chiamare la polizia. Ha ragione. Così non questa storia niente. Deve finire. Ce la fai?